Buongiorno Cerignola, lo so che ne abbiamo già parlato e parlato abbastanza spesso, però mi sollecitano un'ulteriore segnalazione, un'ulteriore denuncia. È in atto una vera e propria emergenza topi, città invasa dai topi, con fenomeni particolarmente allarmanti. Questi animali sono ormai così diffusi anche in zone molto centrali per una serie di circostanze, non ultima un certo procedimento utilizzato in alcune demolizioni di immobili fatiscenti, senza una preventiva derattizzazione. Poi, per lo stato di precarietà dell'igiene pubblica, troppe zone di Cerignola sono abbandonate ai rifiuti e ovviamente questi rifiuti costituiscono un habitat ideale per far proliferare questi ospiti poco graditi alla cittadinanza. I fenomeni sono allarmanti perché mi parlano di animali che arrivano ai piani alti delle abitazioni, non parliamo poi dei piani terra. Tutto questo nella assoluta incuria dell'amministrazione comunale. Voglio ricordarvi che l'amministrazione comunale spende fior di quattrini vostri, nostri, per pagare un'azienda che dovrebbe curare la derattizzazione, azienda che si occupa di tutt'altra attività, che non ha nessuna preparazione specifica nel settore e che infatti non ha prodotto alcun risultato. In compenso, noi continuiamo a pagarli perché sono amici del PD e della maggioranza di governo di questa città. Quindi siamo in piena emergenza da questo punto di vista. Però i cittadini che si vedono scorrazzare i topi non per le strade, ma addirittura dentro le case, possono consolarsi con la notizia che a Contrada, Forconi, Cafiero, l'impianto sarà affidato al comune. Balle, chiacchiere, carte che sostituiscono la soluzione dei problemi. Il problema a Cerignola è gravissimo e loro si sollazzano con queste notizie che sono burocraticamente vere, ma che nel concreto non portano alcun risultato perché quegli impianti che il comune può utilizzare, chi ci manda? Possiamo mandarci la vice sindaco ad attivare gli impianti, non producono nessun effetto positivo per la cittadinanza, che intanto si deve difendere dai topi.